Tra poco nuova edizione del telegiornale di Med24 Channel. In apertura parleremo dell'Associazione Italiana Narcolettici che lancia l'allarme perché il centro del sonno di Bellaria a Bologna è a rischio chiusura. Parleremo poi del Registro Nazionale delle Stomie e della Telemedicina. Parleremo del prossimo Festival della Scienza Medica di Generale Chirurgia Mininvasiva in ambito odontoiatrico. Parleremo poi di dispositivi medici rivoluzionari, di identità femminile e bullismo e infine il consueto spazio dedicato alla nostra rubrica Salute e la domanda di oggi è: perché siamo ossessionati dalle diete? Family. We are a family. We are a family. Somos una familia. Atastativa Nakamades. One that's united by sound. Bound by a common experience. That is anything but common. Somos quienes ahora podemos oír lo que no pudimos oír antes. 感谢这家拥有30多年的历史的公司. Wir sind die Menschen, die Cochlea vertrauen. We share our dreams with the surgeons, audiologists, and therapists who help make them come true. Et nous les partageons également avec ceux qui, chez Cochlea, nous ont fait la promesse de Here now and always. Here now and always. Here now and always. We care for one another. We look out for one another. We support one another. Estamos unidos por el sonido y conectados por Cochlear. Welcome. Welcome. Bienvenidos. Welcome. Welcome to the Cochlear family. Willkommen zur Cochlear Familie. Bienvenidos a la familia Cochlear. Welcome to the Cochlear family. Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il telegiornale di Med24 Channel. Come sempre in apertura vi ricordo il nostro indirizzo mail direttore@med24channel.tv. L'Associazione Italiana Narcolettici lancia l'allarme. Il centro di medicina del sonno del Bellaria di Bologna è a rischio. Un'eccellenza italiana simile non può essere depauperata. È sconcertante vedere nuovi medici in altri centri, mentre persone di grande valore sono costrette a lasciare il gruppo di Bologna. Il messaggio firmato da Massimo Zenti, presidente nazionale dell'AIN, che prosegue. Fino ad oggi Bologna è stato un punto di riferimento per la cura della narcolessia, con il polo di eccellenza del Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale Bellaria. Unico centro in Italia ad aver fatto diagnosi a centinaia di bambini narcolettici che prima di approdare qui ricevevano diagnosi e terapie sbagliate. Eppure, sottolinea Zenti, le istituzioni sembrano non riconoscere questi risultati. Il ruolo effettivo non è riconosciuto e non vengono fornite le adeguate risorse. Per questo le mamme col cuscino, un gruppo di genitori di bambini e ragazzi affetti da narcolessia, già parte dell'Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni, si sono mobilitate scrivendo una lettera all'appena rieletto presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, per far presente la delicata questione. Firmati i primi tre protocolli d'intesa per lo svolgimento delle attività relative al progetto Smart Ostomy Support della FAIS, che di fatto danno il via alla fase di sperimentazione del progetto per migliorare l'assistenza da remoto dei pazienti stomizzati. Si attendono nuovi partner come l'Ospedale Bambin Gesù e l'ASL RM6 di Roma. Ma è anche il momento per fare il punto sull'iter legislativo che dovrebbe portare all'istituzione del primo registro nazionale delle stomie. I servizi del nostro direttore Luca Borghi. Ahimè, il registro resta ancora in uno dei commi del disegno di legge 300 che noi abbiamo proposto e supportato
È una battaglia non facile che l'associazione porta avanti anche grazie a dei passaggi che sono stati fatti indubbiamente in Commissione Senato Salute e Igiene, che però adesso necessita di una spinta. Il registro, lo ricordo, è un passo fondamentale per la gestione della condizione e di tutto il comparto ostomia e incontinenza, perché permetterebbe di avere dei dati certi e quindi calibrare politiche sanitarie più attente anche in un'ottica di risparmio. Se Smart Ostomy Support rappresenta il futuro, andando a circoscrivere ed azzerare l'attuale gap assistenziale, è però anche vero che la telemedicina in Italia stenta a decollare. Per saperne di più abbiamo incontrato Sergio Pillon, coordinatore della Commissione Tecnica Paritetica per lo sviluppo della telemedicina nazionale. Il servizio. La realtà è che teoricamente abbiamo la telemedicina, praticamente ancora non abbiamo un granché. Perché? Perché in realtà i nostri pazienti ce la chiedono in continuazione. Noi medici temiamo più WhatsApp ormai del telefono, perché i nostri pazienti sono pronti, noi medici siamo pronti, tutti abbiamo uno smartphone in tasca. E allora, visto che la tecnologia, che era uno dei grandi problemi dell'era pre-smartphone, è superata, perché non c'è? Perché il sistema sanitario ancora non prevede una organizzazione strutturata di queste cose. È ovvio, WhatsApp non può essere lo strumento di comunicazione. Speriamo, per esempio, che l'app del cittadino Io cominci a erogare o a mettere a disposizione anche dei servizi sanitari. Semplicemente la chiamiamo più telesalute, la possibilità di comunicare e interagire con il nostro medico attraverso questi strumenti tecnologici. Quindi sì, un'opportunità che da oggi, da ieri, speriamo diventi una realtà. Voltiamo pagina e andiamo al Bambin Gesù, dove un'allegra invasione di clown, acrobati e giocolieri circensi ha colorato la ludoteca e il castello dei giochi dell'ospedale della Santa Sede. Per iniziativa del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 15 artisti del Ronnie Roller Circus si sono esibiti davanti ai piccoli pazienti del Bambin Gesù presenti nelle aree gioco dell'ospedale e in alcuni reparti. Prima dell'esibizione, i circensi hanno partecipato alla Santa Messa, celebrata nella cappella dell'ospedale, dal Cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. L'evento è espressione dell'attenzione pastorale della Chiesa verso il mondo dei circensi e dei fieranti e si inserisce nel cammino di collaborazione tra il Bambin Gesù e il Dicastero presieduto dal Cardinale Turkson, che cura anche la pastorale sanitaria. Gli operatori sanitari, ha affermato il Cardinale nel salutare il personale dell'ospedale, sono espressioni concrete della misericordia di Dio. La presidente del Bambin Gesù, Mariella Enoch, ha ringraziato gli artisti per il messaggio di gioia e di coraggio portato ai piccoli pazienti dell'ospedale. Gli artisti del circo, ha detto, sono gli artisti più veri, spesso anonimi e sempre coraggiosi, hanno l'unica missione di portare felicità. E adesso andiamo a Bologna, dove è nata la prima scuola di medicina, un blasone che oggi vive di luci e ombre, ma con un grande desiderio di riscatto. Non a caso, infatti, dal 23 al 26 aprile proprio le due torri ospiteranno la sesta edizione del Festival della Scienza Medica, un appuntamento che negli anni ha visto protagonisti scienziati di fama internazionale, tra cui i premi Nobel, massimi esperti in diversi campi della ricerca e dell'innovazione, con l'ambizioso obiettivo di avvicinare e rendere accessibile al grande pubblico la cultura medico-scientifica. Ne abbiamo parlato con il professor Fabio Roversi Monaco, per anni alla guida dell'Ateneo Felsineo e oggi presidente di Genus Bononie e del Comitato Scientifico Esecutivo del Festival della Scienza Medica. Il servizio è di Delia Sebelin. Professore, perché è nato il Festival della Scienza Medica? Il Festival della Scienza Medica è nato perché ce n'era necessità a livello italiano, a livello europeo, a livello mondiale. Organizzato come organizzato, credo che sia assolutamente unico, sicuramente in Europa. Perché a Bologna?
perché Bologna non è stata soltanto la prima università del mondo, ma è stata anche fra le primissime, le due o tre primissime, che hanno affrontato a fondo i temi della medicina. Quindi rinunciare a far proseguire, a far sviluppare, a far conoscere quello che anche storicamente è stato fatto in Bologna, in tutte le direzioni della medicina, credo di poter dire, questo, rinunciare a questo sarebbe un errore, o meglio, abbiamo fatto bene a cominciare e spero che abbiamo la forza di seguitare a sviluppare questa parte. Cos'è cambiato dalla prima edizione del Festival? Il Festival ha avuto da subito un grande successo di persone, di pubblico cioè, e soprattutto di giovani. Il modello è risultato vincente, cioè una pluralità di interventi, una pluralità di tavole rotonde, una pluralità di incontri che hanno consentito di affrontare a tutto campo il tema della medicina. Naturalmente non si poteva fare tutto nella prima edizione, la prima edizione però è stata fondamentale perché ci ha dato anche la conferma che il modulo basato sulla chiamata qui in Bologna dei più grandi ricercatori, premi e Nobel compresi, ne abbiamo avuti sempre 5 a ogni edizione, tutto questo ha sprovincializzato la medicina italiana e è stato un forte contributo allo sviluppo della medesima. L'importanza dell'igiene orale e soprattutto le nuove tecniche mini-invasive sono stati i temi al centro del 7° congresso dell'Istituto Stomatologico Toscano. A Viareggio si sono infatti dati appuntamento oltre 400 partecipanti per una o due giorni dedicata alla salute orale. L'igiene orale è fondamentale per una completa opera di prevenzione, sottolinea il professor Ugo Covani, direttore dell'Istituto Stomatologico Toscano. L'igiene interdentale pulisce l'85% del cavo orale, mentre il semplice spazzolino solo il 60%. Un'infezione del cavo orale può implicare un aggravamento di malattie sistemiche, anche letali. Il servizio di cura di DSCOM. Questo congresso vorrebbe, almeno nell'ambizione, proporre al mondo scientifico e al mondo della professione soprattutto un approccio un pochino diverso alla professione e alle procedure legato alla mini-invasività. Che mini-invasività è la parola chiave in tutte le discipline chirurgiche, l'odontoiatria sicuramente è una disciplina chirurgica. Mini-invasività vuol dire tante cose, vuol dire ridurre l'impatto delle procedure sul paziente, ma vuol dire anche tendere a migliorare i processi di guarigione, tendere a ridurre le complicanze infettive, ridurre gli stimoli nocicettivi, cioè gli stimoli dolorosi per il paziente. Vuol dire soprattutto, secondo me, adeguarsi alla biologia, cioè capire quello che stiamo facendo nella procedura e vedere come questa come poter intervenire sul processo biologico che segue sempre un atto chirurgico, quella che un tempo si chiamava fisiopatologia chirurgica. Voltiamo ancora pagina e andiamo all'Università Tor Vergata di Roma. E qui, tra algoritmi e computer, che il professor Giovanni Saggio sta mettendo a punto una serie di rivoluzionari dispositivi destinati a migliorare la qualità della vita di disabili, pazienti cronici e persone con difficoltà motorie. Progetti davvero innovativi e pionieristici che hanno subito conquistato l'interesse di colossi delle telecomunicazioni e perfino del Ministero della Salute cinese, che
che recentemente ha fatto tappa proprio a Tor Vergata per scoprire da vicino le potenzialità di questo fiore all'occhiello della ricerca Made in Italy. Ecco il video di presentazione delle scoperte. Ciao, sono Giovanni Saggio e il mio lavoro è la mia passione. Insegno elettronica a livello universitario e progetto nuove tecnologie elettroniche per applicazioni biotecnologiche. Cosa sono gli indossabili? Gli indossabili sono dispositivi di tecnologia indossabile, principalmente elettronici, che possono essere indossati come accessori o incorporati nei vestiti. Possono avere la forma di pelle elettronica o tatuaggi intelligenti. Addirittura possono essere impiantati nel corpo dell'utente. Questi sono gli indossabili. Anche questo è un altro indossabile. Questo è un dispositivo indossabile chiamato guanto high-tech, che ho sviluppato nel mio laboratorio. Lo uso per utilizzare il mio computer senza toccare la tastiera o il mouse. I miei movimenti sono riconosciuti e posso muovere il cursore o scrivere semplicemente muovendo la mano. Muovendo la mano nell'aria in questo modo. Affascinante, vero? Questo guanto consente alle persone con difficoltà uditive o di linguaggio di convertire i loro movimenti in parole attraverso un sintetizzatore vocale. Ecco un altro indossabile, l'anello Ori, commercializzato dal gruppo Origami. È un anello che si collega al mio smartphone e quando ricevo una chiamata posso rispondere senza toccare il mio smartphone, ma semplicemente facendo così. I segnali vengono trasmessi tramite conduzione ossea. Le mie ossa trasportano i segnali dall'anello all'orecchio. Pericoloso? Assolutamente no. Ora diamo un'occhiata al copricapo intelligente di Hightech. Io e il mio collega abbiamo sviluppato questo per consentire a un bambino tetraplegico di giocare con una macchina giocattolo. I suoi movimenti della testa sono stati convertiti in movimenti della macchina. Successivamente, muovendo la testa, poteva selezionare delle icone su uno schermo e con ciascuna icona eseguire comandi domestici come accendere la luce, aprire la finestra, rispondere al telefono e così via. Tutto ciò solo con il movimento della sua testa. Questo è un singolo dispositivo indossabile che fa parte di un insieme di 16 dispositivi indossabili chiamati Movit. Puoi collocarli in qualsiasi parte del tuo corpo. Anche questo è stato creato nel mio laboratorio ed è ora commercializzato da una startup chiamata Captix. Con questo dispositivo indossabile, oltre al software Motion Studio, puoi misurare e ottenere un rapporto sull'attività fisica, in termini di dispendio energetico, sviluppo di potenza, accelerazione, velocità, rotazione di ogni singola parte del tuo corpo, eccetera. Ok, ma a cosa serve? Captix si è dimostrato essenziale nel migliorare le prestazioni di molti giocatori di calcio nei campionati italiani, aiutandoli persino a vincere trofei. Tali dispositivi indossabili sono già stati adottati con successo in altri sport come ciclismo, pattinaggio su ghiaccio, golf, tiro con l'arco, solo per citarne alcuni. Vi mostrerò gli indossabili più incredibili. Vi stupiranno anche se esistono già, ma probabilmente non ne avete mai sentito parlare. Gli accessori indossabili sono ora venduti in tutto il mondo, partendo da due che già conoscete, orologi e cuffie intelligenti. Ma gli indossabili più interessanti sono ancora piuttosto sconosciuti, quindi andremo ancora più a fondo durante la serie. Per cui restate con noi, scoprirete come i nuovi dispositivi indossabili stanno diventando parte di ognuno di noi, consentendo nuove incredibili possibilità, che erano inimmaginabili anche pochi mesi fa. Quindi chi altro utilizza i dispositivi indossabili? Tutti possono utilizzare i dispositivi indossabili, in base alle proprie esigenze. Gli indossabili sono usati da atleti, pazienti e medici, polizia e soccorritori, persino da spie e così via. Ma i dispositivi indossabili possono generalmente essere indossati da ognuno di noi e persino dagli animali domestici. Possono anche essere posti in mobili per la casa. Possiamo usare i dispositivi indossabili per misurare lo stato e le attività del nostro corpo o indossarli come strumenti per aumentare le nostre capacità. Questo è tutto per oggi. Ma perché non venite con me la prossima volta, quando spiegherò i guanti sensoriali che ho sviluppato in modo più dettagliato? A presto! Spostiamoci a Vignola adesso, nel Modenese, per raccontarvi un concorso di bellezza particolare.
ma soprattutto di rivincita sugli stereotipi, sull'isolamento e sul bullismo. Miss Curvissima, infatti, è stato uno spettacolo, per certi versi fuori dai canoni tradizionali, che ha lanciato il messaggio della bellezza in forma, dalla taglia 44 in su. Il titolo è andato alla riminese Deborah Spada, di 25 anni, che ha partecipato, come tutte le altre ragazze, per mettersi in gioco e riappropriarsi di un'identità femminile per anni messa in discussione. Proprio come ha sottolineato Melania Melato, reginetta della passata edizione, ai microfoni di Delia Sebelin. Miss Curvissima 2018. Che cosa ha significato diventare una Miss? Allora, diventare una Miss, per me almeno, ha voluto dire credere in me stessa, nel senso che io fin da piccola l'ho raccontato, dopo l'esperienza Miss Curvissima, molte volte ho trovato il coraggio di raccontarlo. Sono sempre stata bullizzata per il mio peso, per le mie forme, per le mie curve a volte troppo abbondanti. Diventare una Miss è stato un legittimare il mio fisico e renderlo apprezzabile a molte persone. Tre consigli per imparare ad amare le proprie curve. Allora, il primo, che è il più grande, è quello di guardare se stessi e non guardare gli altri. Per amare le proprie curve non bisogna né consolarsi, e attenzione perché questo qui è difficile, né consolarsi vedendo chi ha delle curve che a noi non piacciono e quindi dicendo a noi stessi guarda però io sono un po' migliore, né abbattendosi guardando chi è migliore secondo la nostra visione. Questo è il macro consiglio che mi sento di darvi. In più, valorizzatevi. Abbiate cura di voi stessi, cercate di guardarvi con un occhio positivo, perché siamo tutti belli, basta impegnarsi ed essere positivi da dentro, perché molte volte la bellezza nasce, non è una frase fatta, nasce veramente dentro di noi, nel senso che, per esempio, io ho vinto Miss Curvissima l'anno scorso, sì, però se io adesso stessi facendo questa intervista e mi mettessi così, forse non risulterei attraente come se io facendo questa intervista stessi come sto. Chiudiamo con la nostra rubrica Salute E, con la dottoressa Annalisa Maghetti, presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Emilia-Romagna, con cui andremo alla scoperta degli stili e comportamenti alimentari. Il quesito di oggi è: perché siamo ossessionati dalle diete? Scopriamolo insieme. Perché siamo ossessionati dalla dieta? Personalmente, nonostante io sia una dietologa, non sono assolutamente ossessionata dalla dieta, però immagino che le persone lo possano essere. Ormai i programmi televisivi mettono in evidenza solamente cibo, chef, ricette, lo stesso lo troviamo sui blog, su internet, sui giornali, e nella realtà invece la cultura occidentale come ci vuole snelli, magri, scattanti e sempre giovani, e per cui questa frattura interiore tra quello che siamo e quello che vorremmo essere verosimilmente ci rende ossessionati. È tutto per questa edizione del telegiornale di Med24 Channel, prossimo appuntamento lunedì alle 19. Grazie per averci seguito e buona giornata.